Chieti sprecone nel primo tempo, nella ripresa incassa il gol partita dal Castelnuovo, formazione di eccellenza molto organizzata e ben messa in campo. Sicuramente la vedremo tra le protagoniste del massimo campionato regionale. Il Chieti, si diceva, ha provato a sfondare soprattutto nei primi 45, poi spazio a tutti e ritmi più blandi. Un test comunque utile per i neroverdi che anche ieri sera hanno mostrato di essere in crescita. A fine gara l'analisi del tecnico Ignoffo. È stato un approccio buono, al primo tempo abbiamo fatto delle cose ottime direi, dobbiamo sicuramente ancora crescere sotto l'aspetto fisico perché già anche dal primo tempo si intravedeva un po' di una squadra lunga a tratti, ma questo è frutto del lavoro svolto ieri e ovviamente dobbiamo migliorare nella lucidità sotto porta che è la cosa che secondo me si è più rimessa in risalto soprattutto nella prima parte. Le situazioni che abbiamo create e sciupate poi danno modo anche agli avversari di avere e crederci sempre, di avere coraggio di continuare a fare la loro partita. Noi abbiamo soprattutto il primo tempo sciupato troppo, poi il secondo tempo molti ragazzi li ho dovuti sostituire perché come ho detto abbiamo lavorato ieri e molti non avevano ancora nelle gambe 45 minuti, quindi primo di Paolo Antonio che sicuramente è con noi da poco tempo accusava stanchezza, Forgione accusava stanchezza per il lavoro svolto, quindi un allenamento diciamo che reputo abbastanza positivo sotto quello che è l'aspetto difensivo e a tratti anche offensivo. Dobbiamo sicuramente migliorare negli errori che possono essere anche frutto della poca lucidità. La squadra sta crescendo di giorno in giorno, siamo ancora a 2 settimane di lavoro più il ritiro, quindi alla fine sono dei passaggi che vanno fatti sotto l'aspetto tattico, sicuramente qualche ragazzo più giovane ancora va indirizzato sempre più e catechizzato soprattutto a fare determinate cose e più grandi stanno seguendo, assimilano molto bene e come ho già detto c'è una disponibilità importante da parte di tutti nel voler migliorare e nel voler crescere tutti quanti insieme.